Ciao Francesco, un buon inizio stagione per te, dopo una stagione un po' in ombra, ecco. Che cosa è successo quest'estate? No, non è successo niente, semplicemente un pochettino più di tranquillità, ma da quando è arrivato il mister Ivarini, diciamo, verso già la fine dell'anno, stavo andando in crescendo, quindi ho trovato la migliore condizione e stavo già molto bene. Quindi quest'anno sono ripartito con un obiettivo importante, siamo partiti subito bene, quindi è molto più facile mantenere la concentrazione massima e la cosa che più mi interessa è dimostrarmi sempre disponibile e rispondere presente quando il mister mi chiama in causa. Senti, diversi innesti in questo Catanzaro per il secondo anno targato Vivarini. Tu diciamo che, fra virgolette, parti un po' dalla panchina dietro probabilmente il Sunas, ma non è per una questione di gerarchie. Quando sei entrato hai fatto sempre bene quest'anno. Sì, ma come dice sempre il mister, come più volte abbiamo ribadito, è importante sentirsi protagonisti, nonostante il minutaggio possa essere un po' di meno. Con Dimi ci alterniamo benissimo, siamo due giocatori simili, con caratteristiche comunque differenti, quindi penso che sia il mister volta in volta a scegliere, diciamo, in base alla partita, il giocatore che meglio gli si addice. Poi tra l'altro Dimi è partito benissimo, quindi non è sicuramente un problema per me stare alle spalle sue in questo momento. Quindi ripeto, è importante quando, come è successo per la squalifica sfortunata 2 partite fa, farsi trovare presente quando il mister ti chiama in causa, perché l'obiettivo di squadra è molto più importante quest'anno. Obiettivo di squadra che avete dimostrato di voler ottenere tutti, sembrate anche più compatti di quanto già non eravate l'anno scorso. Già l'anno scorso lo spogliatoio sembrava molto unito. I nuovi si sono subito integrati. Quanto lavoro c'è a livello ambientale da parte di voi, reduci, diciamo, della passata stagione in questo ambientamento dei nuovi pure? Sì, io già l'anno scorso ho sempre parlato di gruppo importante, diciamo, di amalgama che stava venendo a creare. E da gennaio in poi è nata quella scintilla, quell'alchimia, diciamo, che delle volte succede o non succede in uno spogliatoio. Si sta molto bene, il nostro spogliatoio lo ripeterò più volte. E al di là dell'impegno che uno ci possa mettere per far integrare più o meno i nuovi arrivati, ma sono anche i nuovi arrivati che sono stati disponibili a integrarsi in un nuovo contesto. Quindi, ripeto, c'è una bella alchimia, si respira un'aria pulita, sana, con tanta voglia di fare. La squadra sembra sempre di partita in partita in crescita. Già dall'anno scorso, abbiamo terminato la stagione dove abbiamo avuto qualche rammarico perché abbiamo dimostrato di essere una squadra che poteva essere pronta. Quest'anno siamo ripartiti con questa voglia qua, credo sia la cosa più importante, la voglia, abbiamo più consapevolezza, è importante che mantenere questa umiltà che ci ha contraddistinto queste partite, altrimenti questi pochi gol subiti non sarebbero visti, secondo me. Consapevolezza che avete dimostrato a 360 gradi contro la Turris, la prestazione migliore fra le tante buone prestazioni, ottime prestazioni che avete giocato quest'anno. Dopo il pareggio di Cerignola, in tanti i tuoi compagni, ma anche l'allenatore, avevate detto che il modo in cui era arrivato e in cui eravate andati sotto a 2 minuti dalla fine poteva servirvi la lezione, la mancanza di malizia. E Torre del Greco sembrava, sulla carta, per certi aspetti, una partita molto simile a quella di Cerignola, ve la siete cavata alla grande. Che cosa è scattato? Se è scattato qualcosa dopo quel pareggio? E che cosa vi siete detti dopo la partita a Torre del Greco? No, guarda, ti dico, Cerignola è nata un po', eravamo magari anche un pochettino stanchi, inizio campionato, la quarta partita se non erro era, quindi c'erano delle partite ravvicinate su un campo sintetico piccolo che rallentava un po' il gioco perché si vedeva, penso anche dalle immagini, che saltavano fuori i gommini in continuazione e per il nostro modo di intendere il calcio un'azione più lenta ti porta a far chiudere la squadra più avversaria. Già in queste categorie molte squadre tenderanno a chiudersi su un campo un po' lento, può essere che ci ha portato qualche difficoltà. L'avevamo anche portata ai binari giusti la partita perché siamo andati in vantaggio su 2 episodi, la verità. Questo magari è un discorso che ci siamo fatti. Non possiamo cercare di concedere meno episodi possibili ai avversari per non dover rincorrere. Le partite iniziali sono andate tutte quante più o meno sulla falsa riga di Turris. Era inizio campionato, quindi magari qualche piccola disattenzione in più, qualche cosa abbiamo concesso in più agli avversari, mentre con la Turris realmente ne abbiamo concesso praticamente zero assoluto. Però
ed è quello che cercheremo di fare per tutto il resto del campionato. Senti Francesco, per te forse vale un discorso analogo a quello di Cianci, no? Siete rimasti dopo una seconda parte della scorsa stagione, non voglio dire opaca, ma comunque al di sotto delle tue e delle vostre potenzialità, quindi siete rimasti con voglia di rilancio, di riscatto. Io ricordo sempre le parole di Vivarini, che ha sempre puntato tanto su di te, no? Sulle tue qualità tecniche indiscutibili. Come vivete questo momento, insomma, di competizione, di concorrenza, essendo tanti, no? nel reparto d'attacco, come la vivi? Ripeto, molto serenamente, perché la cosa che ci diciamo è sempre cercare di essere pronti, quindi può succedere qualsiasi cosa nell'arco di un campionato, può succedere che in questo momento qualcuno parta davanti a te, successivamente puoi essere tu davanti a lui, quindi l'importante è farsi trovare pronti e dire al mister: ci sono anch'io, se c'è bisogno ci sono anch'io. Quindi quello che cerchiamo di fare noi che stiamo giocando un po' di meno è questo. Penso che tutti quando sono entrati hanno dato il loro contributo, da primo all'ultimo che è entrato. Se potessi scegliere tu, dove vorresti giocare? A fianco ad una prima punta o dietro alle due punte, dove magari il mister ti inserisce spesso in staffetta con Sunas? Sì, il mister intende il ruolo di mezzala, quello che facciamo io e Dimi in maniera un po' particolare, quindi anche se leggete scritto attaccante, effettivamente attaccante è poco. È una mezzala molto offensiva perché ci fa stare presente sulla linea dei difensori, però in fase difensiva dobbiamo rincorrere parecchio. Mi diverte più che il ruolo, e penso il concetto di intendere il calcio che ha il mister mi fa divertire, quindi è più importante quello, perché ti libera la palla in zone importanti di campo, che è quello che mi interessa a me, da trequartista o seconda punta, mi interessa ricevere la palla in quelle zone lì di campo e poter essere determinante per la squadra. Anche l'anno scorso giocavi in questa posizione, sostanzialmente, soprattutto in questa posizione. Dove ti senti di dover migliorare ancora? Mi è sembrato comunque che rispetto all'anno scorso sei anche più coinvolto nella manovra. Sì, ripeto, l'anno scorso io ho qualcosa da recriminarmi per la prima parte di stagione. Il girone di ritorno ho giocato realmente poco, che comunque tra equilibri, spogliatoio e altre situazioni ho avuto poco spazio, sino alle ultime due giornate e poi qualche spezzone nei playoff. Di migliorare c'è sempre da migliorare. Non è facile quando arriva un allenatore nuovo che ha dei concetti come il mister assimilarli, perché comunque un modo per me, in 14 anni non avevo mai giocato in questo modo, quasi una sfida uomo contro uomo tutta la partita, quindi è un modo nuovo, ti dà nuovi stimoli, quindi c'è sempre bisogno di mettersi alla prova e di migliorare. La cosa che un po' tutti quanti mi recriminano è che molte volte forzo la giocata un po' troppo, però è nelle mie caratteristiche, purtroppo è a 33 anni, penso di far fatica a cambiare. Dopo 6 giornate siete primi alla pari col Crotone, il Pescara è poco dietro. Un'idea di massima su quali saranno le avversarie più accreditate vostre, più forti, ve la siete fatte? Pensi che ci siano solo queste due, oppure potranno rientrare, non lo so, l'Avellino, il Foggia, il Monopoli anche, che è una bella squadra? Che idea vi siete fatte del resto del girone? Ancora è presto per dirlo, ci sono tante squadre forti, qualcuna è partita un pochettino a rilento, però a livello di organico ci sono diverse squadre forti. Penso che noi dobbiamo guardare noi stessi, perché come hai visto anche siamo andati a Cerignola, abbiamo tra virgolette perso 2 punti, ottenuto un pareggio comunque in rimonta. Dobbiamo cercare di mantenere i piedi più a terra possibile e vedere da qua le prossime 10 partite quello che avremo tirato fuori per poter tirare delle somme. Più dura la trasferta di Torre del Greco o quella che farete ora ad Andria? La partita più difficile è sempre la prossima, si dice, no? Soprattutto dopo una vittoria fuori casa, siamo concentrati e vogliamo ottenere il massimo anche ad Andria, quindi la più dura è la prossima. Francesco, una domanda di carattere personale. Prima dicevi: ho qualcosa da rimproverarmi per quanto riguarda la prima parte di stagione, no? Perché nella seconda effettivamente hai giocato poco. Ti faccio una domanda, forse un po' particolare: hai qualcosa da rimproverarti, da recriminarti per quanto riguarda la tua carriera? Perché sei indiscutibilmente un calciatore di Serie B, ci hai anche giocato chiaramente, hai avuto magari qualche flessione in qualche periodo particolare? Guarda, uno poi vede le statistiche, le cose, e delle volte i momenti li sa solo chi li ha vissuti, quindi non ho niente da rimproverarmi, onestamente sono contento di quello che ho fatto. Sì,
qualche chance per giocare la Serie B l'avrei voluta in più. Purtroppo non c'è stata, però a volte non è dipeso da me, a volte è dipeso da qualche infortunio, a volte è dipeso anche dal momento storico del calcio, che non era come adesso. Forse 7-8 anni fa non era così incentivato a buttare dentro i giovani anche in Serie B, quindi era un pochettino una situazione che si è connessa alla mia e ci ho pianto io forse. No, però sono contento di quello che ho fatto.